È bellissimo scoprire le nuove città, camminare, perdersi per vicoli e vicoletti. Però datemi retta, salvo occasioni eccezionali, non dimenticatevi mai di indossare delle scarpe comode. So we are astray, there's nothing else to do. In another place, I see a different you. Roberto Vecchioni, cantautore, professore, si definisce un poetastro. Da oltre 40 anni le sue parole incantano generazioni diverse. Ama la città del sole, Lisbona. Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò. Roberto, Lisbona è una città molto giovane. Come mai ti piace per questo? Beh, adesso è molto giovane, è una città con una storia immensa, Lisbona. È in piccolo quello che è stata l'Italia, che ha subito dominazioni, culture, eccetera, eccetera. Quando vado a Lisbona e chiacchiero con la gente, con gli studenti, se ci vado anche per gli studenti, e mi piace questa pulizia di pensiero che hanno. Sono tutti un po' nipotini di Pessoa loro. Pessoa, certo, è un idolo. Certo. Monumento in piazza, anche perché Pessoa esula dalla cultura portoghese, non è solo portoghese, era futurista, era classicista, era... C'è molto Pessoa nei tuoi testi, in te. Sì, c'è moltissimo, perché Pessoa, se qualcuno non lo conosce, sarebbe il caso subito di andare a comprare le bellissime traduzioni di Tabucchi, perché Pessoa è il Novecento. C'è poesia in tutto, nella terra e nel mare, nei laghi e lungo i margini dei fiumi, ma anche nella città. Non l'ho negato. Le canzonette portoghesi sono come navi sul mare, vanno da un'anima all'altra con rischio di naufragare. Questa è Lisbona. Alle mie spalle Praça São Carlos e questa alla mia sinistra è la casa dove nacque Fernando Pessoa. Seguitemi e andremo a scoprire tutto ciò che Pessoa ha calpestato. Mariano De Ida, definito l'ambasciatore del Portogallo in Italia, è l'artista conosciuto per avere musicato e cantato i versi e le parole di Fernando Pessoa. Ecco un libro di Pessoa, un libro antico, molto bello. E che ne dite una capatina dove fu battezzato Fernando Pessoa? La chiesa fu distrutta molti anni fa e l'unica parte che rimase intatta è questa cappella qua, che vedete alla mia destra. È la cappella proprio che vide neonato Fernando Pessoa. Qui siamo Largo do Chiado, questa è la Brasileira, è il locale che frequentava Fernando Pessoa tutte le mattine da casa e beveva il suo bel caffè mattutino. Ve lo presento, è vivo e vegeto. D'altronde l'amore che hanno i portoghesi verso questo poeta lo dimostra. Non sono niente, non sarò mai niente, non posso voler essere niente. A parte questo, ho dentro me tutti i sogni del mondo. Ciao Fernando. Qui siamo in Rua dos Douradores, questa è la via per eccellenza pessoana. In questi piccoli locali e soprattutto laggiù nell'antica casa Pessoa, ogni tanto
lui andava lì e in cambio di una poesia otteneva un pasto caldo, perché in fondo Pessoa poi alla fine era povero. Pessoa faceva così, vedi, tutte le... Pessoa era ballerino. Qui siamo in Rua Coelho da Rocha, questo è il numero 16. Questa è la casa che Pessoa abitò per negli ultimi 15 anni della sua vita. Morì il 30 novembre del 1935. This is it, this is us. Un po' anche nel loro animo, nel loro essere, questa vena sempre un po' triste, malinconica, un po' la saudade, fado. Che è diversa dalla saudade, sì, che si sente anche tanto nel fado, nelle taverne, nelle case du fado. Tu ci sei stato? Conosco le taverne di Lisbona come conosco le taverne di Valencia, di Madrid, di tante di quelle parti dell'occidente dell'Europa. Questo tipo di malinconia che viene dal nostro, sta una tristezza antica di un posto mai raggiunto, del ritorno, per cui continuano a partire per tornare, questa malinconia diventa anche quasi allegra a un certo punto. Noi non conosciamo questo sentimento noi italiani. Professore, il fatto che gli studenti abbiano anche questa vena goliardica molto forte, per cui insomma... Quando c'è l'apertura e la chiusura dell'anno accademico ci sono delle feste incredibili a Lisbona. Tu come lo vedi? I giovani hanno grandissime speranze, grandissime gioie. Quando è stato abbattuto Salazar è cominciata un'epoca di grande speranza in Portogallo, di ricostruzione che continua adesso e soprattutto di molto ottimismo. Nonostante la crisi, ottimismo. Anche adesso sono molto ottimisti. La crisi loro. Europea e di tutti. Certo. Mi chiamo Sandro, lavoro a Lisbona da 4 anni come ricercatore. Qui ci troviamo al Castello di São Jorge, che è la meta turistica non plus ultra della città, solo che Lisbona non si scopre fra i suoi monumenti, bisogna avventurarsi fra i vicoli dei suoi quartieri, dove c'è l'anima artistica più all'avanguardia e interessante della città. Ci troviamo in Muraria, il vecchio quartiere arabo di Lisbona. Qui abitano comunità di pakistani, indiani, cinesi, che però si mescolano con gli anziani portoghesi che l'artista Camilla Watson l'anno scorso ha immortalato in queste fotografie e poi si è rigrafato nelle pareti proprio delle case di questi anziani, ripresi nei loro atteggiamenti più quotidiani. E a signora fotografia, no? Amiga d'artista, sì, sì, che fez as fotografie. Sì. Obrigado. Il fascino di questa città si scopre perdendosi tra i vicoli e concedendosi il tempo di gustare ogni incontro. Okay, here we go. Here we go.
qui ci troviamo in Bajo Alto, questo è il quartiere notturno di Lisbona, ma anche delle nuove tendenze, dell'intellettualità, degli artisti che nelle gallerie d'arte come il Museo dos Bois, che adesso andiamo a visitare in Rua do Barroca, trovano ospitalità per le loro avanguardie. Fantastic. Qui ci troviamo nel quartiere di Picoa. A maggio scorso il comune, che è molto aperto ai fenomeni artistici più nuovi anche nei quartieri dell'eccellenza come questo, ha aperto un concorso per writers molto importanti che hanno fatto delle opere gigantesche su questi palazzi. Purtroppo sono opere che andranno perse in poco tempo, perché qui verranno fatti degli alberghi di lusso, ma questa purtroppo è un po' il destino dell'arte di strada. Ma il nostro racconto non finisce qui. Tra poco torneremo a Lisbona per conoscerne ancora atmosfere e curiosità, insieme a tanti altri effetti personali di Roberto Vecchioni. Restate con noi. Riprende il viaggio di effetti personali alla scoperta di Lisbona con i ricordi e i racconti di Roberto Vecchioni. Lisbona fa parte di una nazione che è unica nella storia dell'Europa, perché praticamente è tutta sul mare, ma Lisbona è antichissima. Addirittura potrebbe essere stata fondata da Ulisse o dai Fenici, a Lisiba, che significa porto, grande porto, bel porto. È stata poi cambiata nel nome attuale dagli arabi, perché ha avuto anche questa dominazione araba che l'ha chiamata El Lisbona, come è chiamata oggi. Ma di per sé la nazione è fiorita sempre su questo progredire di tribù che sono diventate improvvisamente padrone del mare che avevano davanti. E quindi è il mare la dimensione di Lisbona. Il turista che arriva a Lisbona pensa che si affacci sul mare, o meglio, sull'oceano. In realtà si tratta del fiume Tejo, fiume in cui si dice vengano riposti i sogni e i desideri dei suoi abitanti. Fiume che regala una magia e un fascino unici al mondo, che alimenta la saudade di chi lo abbandona e che ispira i compositori di Fado nella loro nostalgica melodia. È punto di incontro di civiltà, snodo commerciale e limite occidentale dell'Europa. C'è acqua qui alle mie spalle, ma in realtà c'è acqua dappertutto qui a Lisbona. Infatti è una città costruita attorno all'estuario del Tejo. Io sono Antonio, vivo qui da 7 anni, oggi vi porterò alla scoperta della relazione che questa città ha con questo importante elemento naturale. Siamo all'oceanario, all'interno dell'oceanario uno spazio con 5 ambienti marini diversi. Questa è l'attrazione principale, l'acquario, un gigantesco acquario, uno dei più grandi del mondo. Sono almeno 2 o 3 squali, barracuda. Vedete quanti bei pinguini? Questa è la zona dell'Antartide.
Qui siamo sulla funicolare, siamo nella zona orientale della città, una zona che è stata costruita nel 1998 in occasione dell'esposizione internazionale di Lisbona. Adesso con questo trenino vi porto in un posto sull'acqua davvero speciale. A pochi chilometri da Lisbona, sull'Oceano Atlantico, c'è questa splendida spiaggia, la Praia do Guincho. Probabilmente il posto più bello per contemplare un tramonto. C'è qualcosa che porti sempre nel tuo bagaglio, un effetto personale tuo che non dimentichi mai quando parti per una capitale straniera? No, devo dire di no. Io mi porto libri italiani perché è difficilissimo trovare libri italiani in Europa. Viaggi con la famiglia o viaggi anche da solo? L'ultimo viaggio l'ho fatto con la famiglia. No, da solo non mi piace viaggiare. Quando vado in giro, siccome si diventa un po' tutti ragazzini, anche goliardi, bisogna essere con amici o con i parenti, io ho quattro figli e quindi spesso viaggio con loro. Poi ci sono i weekend d'amore, quelli li faccio con mia moglie, certo, che non mi tocchi nessuno, tre giorni in una città europea. E quindi ti muovi a piedi, ti muovi con i mezzi, il taxi? Ci sono periodi in cui sono fraccomodo e allora mi prendo proprio il taxi. Ci sono altri periodi invece in cui mi piace moltissimo muovermi a piedi. Quando vado coi figli a piedi, perché devo essere economico come loro, certo, perché andiamo in ostelli, non andiamo in grandi alberghi, naturalmente in alberghi. E com'è una giornata tua in una città per esempio come Lisbona? Come ti organizzi un'intera giornata quando sei piena, fuori? Piena, ci si sveglia prestissimo, prima cosa si guarda in generale la città, quindi si prende quasi sempre il bel pullman rosso che ti porta a fare il giro, ti segni le cose che ti piacciono. Per avere una ricognizione della città. Vista comune. Sì. Lisbona si fa prestissimo, sì, perché è piccola. Lisbona svela il suo lato creativo, culturale e multietnico anche la notte. Salve, sono Mick Mengucci, musicista italiano espatriato a Lisbona da 13 anni. Sarete mia compagnia per mostrarvi l'underground musicale di Lisbona. Questo è il Club Ferroviario, è un locale di Lisbona che in realtà durante il giorno è un dopolavoro ferroviario dove i vecchietti si incontrano, giocano a carte, bevono la birra. Durante la notte si trasforma in un locale. Di sopra abbiamo un terrazzo splendido con vista sul fiume. Costa del Castello numero 7. Siamo allo Chapiteau. Questo locale è famoso, ci sono serate di musica dal vivo tutte le sere. Alla domenica sera, già da 2 anni, è una serata dedicata alla musica africana. Abbiamo degli amici musicisti africani. Angola è festa. Angola è la radice del Brasile, Lisbona. Io sono rimasto qua perché ci sono battuti. Angola numero uno. Va! So criada de servir, não me posso demorar.
troviamo all'Alfama, in Rua dos Remedios. Tutta questa gente è qua riunita per ascoltare il fado popolare. Si sta facendo silenzio, è l'ora del fado. Il fado funziona solo col silenzio. C'è la cucina di Lisbona, cosa mangi? L'arroz, il baccalà, il cosa mangi? Loro fanno il maiale, c'è anche l'arroz, il baccalà è bello, è piatto nazionale. Baccalà è piatto nazionale, lo sanno fare in tanti modi. Ed sempre è bello carico buono. Però, eh? Beh, tutta la cucina portoghese è un po' carica. Mi piacciono i dolci. I dolci di Belém. Dolci di Belém. Ormai la conoscono in tutta Europa, Belém, questa pasticcia, che non è Belém quella che conosciamo noi. Quella è con la N, vero? Questa è Belém, perché viene proprio da Betlemme. Certo. Ed è una pasticceria la più rinomata di Lisbona, dove fanno questi cornetti con la crema calda, guarda, solo a pensarci, sciogli in bocca il cornetto, quindi, e altre cose, altre magnificenze di questo tipo. Altri consigli di affetti personali. Il fado è talmente importante nella cultura portoghese che il Museu do Fado è uno dei luoghi più visitati della città. Il costo del biglietto è di 4 euro. Casa Museu de Fernando Pessoa è la casa in cui il poeta visse gli ultimi 15 anni di vita. Qui l'ingresso è libero ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18. Per assaggiare la buona cucina della regione dell'Alentejo, il posto giusto è la Casa d'Alentejo. Dall'esterno sembra un anonimo palazzo, ma una volta dentro si apre una meravigliosa casa moresca con due sale e ristorante completamente decorate di azulejos. Ha una vista panoramica su tutta la città, la Veranda di Lisboa. Il ristorante è in piazza Martin Moniz, adatto a una cena speciale. L'Hotel Heritage fa parte degli Small Boutique Hotel di Lisbona, insieme a Lisbona Plaza. Gli hotel si trovano su Avenida de Libertade, a pochi passi dal centro storico. È in stile classico portoghese, l'Hotel Avis, dove per una notte spenderete 85 euro. Chi volesse prenotare uno di questi alberghi può visitare il sito www.artehotel.com. Per una visita guidata divertente e originale sono disponibili go-car con GPS con descrizione delle zone che si incontrano durante il percorso. Un'ora costa 25 euro. Raggiungere Lisbona è molto semplice. La linea portoghese TAP ha voli diretti dall'Italia. Vi consigliamo di leggere Lisbona di Fernando Pessoa, edizione Einaudi, arricchita dall'appendice Lisbona Oggi a cura di Maria Teresa Bonafede. Tutti gli itinerari sono disponibili sul sito www.la7.it. Buon viaggio! Non abbiamo parlato del calcio, che è un'altra cosa che unisce i portoghesi, sono vero? Dei grandi appassionati i portoghesi di calcio, ma però hanno due o tre squadrette, non è che possono averne tante. Lo Sporting, non il Benfica... Non ce l'hanno una canzone come Lucia a San Siro loro? Nemmeno per sogno, no. Bisognerebbe trovare qualcuno che gliela fa. Perché non ce la canticchi un po' tu? Non lo so. No, questa è una puntata sul Portogallo Lucia Lisbona di quella sera. Sarebbe carino! Grazie Roberto. Prego.